Buongiorno, nuovo video. Sempre struccata come video precedente. Ho fatto un ordine Colourpop. Mettetevi comode. Colourpop arriva con dentro tutte le spiegazioni, le istruzioni, le applicazioni, cosa fare, cosa non fare. Se sapete l'inglese, perfetto. Allora, Colourpop è una marca americana, ovviamente l'ho presa direttamente dal sito. Ho speso 59 dollari, perché superiore a un certo importo le spese di spedizione erano gratis. Ho pagato 17 euro di dogana, ma vabbè, ci sta, insomma. Vabbè, insomma, non so se arriverà mai in Italia, ma ho voluto prendere due Colourpop Lipsy Sticks, che sono le stick per le labbra, che sono con la confezione con la scritta olografica. Ho preso il Pack Pack Matte X. Questo ve ne parlerò poi nel video dei rossetti. Si presenta così col tubo bianco. Ah, il tweet qui è fatto così. E questo ovviamente è il colore. Non state lì a dire, chiedervi, perché è scuro. Arri. Questo lo metto qua, che l'ho già usato. Quindi. Poi ho preso i Dukes. Che ovviamente così, anche questo è scuro e ve lo svuoto, lo metto qua. Uno è base violacea, l'altro è base rossiccia. Ok, poi questo è quello che ho preso, questi non mi ricordo quanto costano. Ho voluto prendere gli ombretti, si presentano così. Allora, alcuni ombretti mi sono arrivati, ahimè, spaccati, ma non è un problema perché la texture è polvere cremosa, quindi li ricompattate col ditino e a posto. Io cosa ho voluto prendere? Poi qualcuno glielo voglio dare a Francesca, c'è un po'. Ho voluto prendere il Fringe, si presentano così nella scatolina bianca. Io onestamente ne ho usato solo uno, che è quello viola, mi sembra, ve lo dico subito, sì, che è quello viola, ma non mi è piaciuto. Però vabbè, non fa testo il viola. Vedete, questo è arrivato spaccato, ma basta compattarlo. E questo qua è questo colore qui. Mi dicono che vanno usati con le dita per avere una miglior resa. Ed è questo. Questo colore qui. Poi, cosa ho preso? Tanto mi pulisco. Io tengo le scatoline perché sono maniaca. Ho preso Envy. Che fuoco! Ok, che è questo viola, che è quello che ho usato e che non mi è piaciuto. Il colore è questo. La palpebra, questo ha perso 90% del suo. Ecco, è questo, vedete. Avete già lo capite già dallo swatch e dal dito. Questo non mi ha fatto impazzire come resa sulla palpebra, però ripeto, un viola, e sui viola lo sappiamo che c'è sempre un po' di problemi, proprio come pigmento è particolare, è problematico. Avete preso il popcorn, le patatine? Vengono 5 dollari l'uno, comunque. Ho preso il Catherine Light, che è questo,
Questo forse per colpa di... Questo qua, questo sicuramente è per colpa di... Questo è per colpa di Clio, questa sono sicura. Questo qua sono sicura che è colpa sua. Questa ha una resa diversa, vedete? Cioè, così come sul dito, è sulla mano. Anche questo è diverso. Quello più problematico è quello viola. Quindi l'Envy, molto bello, ma eviterei di... Cioè, tenetevi quei 5 dollari per qualcos'altro. Piuttosto prendete una tinta per le labbra. Poi ho preso, adesso inizierò ad usarli seriamente, ma non ho avuto modo. La, che è questo colore qui. Dirvi che cos'è, mi sembra un oro rosa, perché ha un sottotono rosa. E ve lo metto qua. Sì, un oro rosa. Bellissimo, questo è molto molto bello. Le scatoline si presentano così. Sono carine, color pastello, con su scritto Color Pop. Vedete? Sono carine. Ecco, Chris, non li rompi, già che alcuni sono arrivati rotti, gli famo un piacere alla comunità dei Color Pop. Tanto io mi asciugo, eh. Poi un po' di sprint, figlia mia, perché sennò qua famo notte. Hammered, che è questo verde militare con dentro delle cangianze oro. E che è questo? Vi faccio subito lo swatch. Questo è un altro che perde, vedete? Questo è un altro che perde dallo swatch col dito alla stesura sulla pelle. Vedremo. Poi, Bae, BAE, ok. Questi hanno un pau di non si sa quanto. Non c'è scritto Santa Monica. Sono cruelty free e Pau non ci ha dato sapere. Questo è un finish metallizzato, vabbè, che è questo, che è un viola blu, che è un viola blu. Questo scommetto che sarà identico a quell'altro. Vedete? Quindi non tutti hanno una massima resa, però ovviamente viola, pigmento viola, lo sappiamo. Poi ho voluto prendere il Nillionaire, non con la M ma con la N, Nillionaire, che è questo colore qui. E ed è questo colore qui, un oro bronzo. Nel frattempo la luce sta cambiando. Anche questo, la resa è diversa, quindi anche questa sarà un po' più problematica da lavorare sulla palpebra come texture. Ce ne faremo una ragione. Poi questo, che non so, ha una confezione diversa. Ah, una confezione diversa, vabbè. Queste forse erano nuove colorazioni, non lo so. Anche il pottino è nero, non bianco. Questo è Baby Kings. Non so cosa dirvi, come mai è così. È nella stessa sezione, però. Che è questo colore qui. Questo è lo swatch. E ve lo metto qua. Questo è un ruggine con dentro dei riflessi oro. Sento che se fai gli swatch in un posto un po' più comodo, magari la viene mei. Santa Peppa. Che youtuber sei? Dei stivali proprio. Poi
Gli ultimi due poi non vi ammorbo più con Colourpop. Ho preso... che è? Questo è il 3. Questo è il numero 3. Non si sa come mai c'è il numero 3. Si chiama 3. Da questo colore qui. Vedete? 3. Boh. Anyway. Questo colore qui. Che è un marrone rosa con dei riflessi oro, argento, più argento che oro al suo interno. Vediamo un po' dove lo mettiamo. Mettiamo qua, sì, argento. Questo qui, molto bello questo. Questo diciamo che come intensità ci può arrivare. Nel frattempo le ragazze del gattile si stanno scatenando. Ultimo, ma non ultimo, il Rex, che si presenta così. Anche questo è un viola blu, perché a me è viola non ci piace proprio. Lì è questo, in videocamera lo vedete molto blu, ma vi assicuro che alla luce del sole è molto più viola che blu. Ve lo metto qua ed è praticamente nero questo, e perde ovviamente di intensità, ma comunque. Questi erano i Colourpop. Allora, ve li consiglio, non lo so, ne ho provato solo uno, però come avete visto, alcuni, lo vedete anche da qua, dagli swatch, alcuni meritano di più, secondo me, e altri si perdono, ma dipende molto dal colore. Io comunque li proverò, li testerò, e poi me ne farò un'opinione. Sinceramente per 5 dollari si può fare, nel senso, si può tranquillamente fare, ordinate, pagate la dogana, perché pagate la dogana, qua c'è la lista, e pagate la dogana, questo è sicuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eyeshadow ho preso, 10 colori, 2 lipstick, 50 dollari più 17, fai che con 67 euro, 65, hai preso un po' di robetta. Niente. Vi mando un bacio, al prossimo video. Ciao!